Ciao ragazzi, allora io credo che la maggior parte di voi abbia riconosciuto questa canzone, qui adesso è un po' mixata, comunque è la famosissima Imagine di John Lennon. Perché oggi vi ho fatto sentire questa canzone, a parte che è molto bella, un po' meno dopaminica, magari non proprio come quelle che di solito siamo abituati, vero? Perché voglio farvi un esperimento mentale oggi che aumenterà tantissimo la vostra motivazione e questa canzone ovviamente ha il suo significato. Nella canzone ovviamente si immagina un certo tipo di mondo, come dovrebbero andare le cose, quindi è un po' così, una specie di sogno, no? Ecco, io vorrei fare una trasposizione di questa canzone adattandola al nostro mondo del culturismo. È un esempio che avevo fatto già altre volte con dei post in Facebook, qua di là. Qui adesso lo metto proprio come esperimento mentale motivante qui in video. Esperimento mentale è questo. Però dovete veramente immaginare, imagine, dovete veramente immaginare che questa cosa possa accadere, che accada, e cercare di capire come vi sentireste, che cosa succederebbe, cioè immaginate veramente questa cosa qui. La cosa è questa: da domani mattina, con una bacchetta magica, chiaro che è un esperimento mentale, una bacchetta magica per un effetto magico istantaneo mondiale, da domani mattina in tutto il mondo, da nessuna parte, gli steroidi, gli anabolizzanti, i farmaci del doping sparirebbero dalla faccia della terra, cioè non sarebbero più disponibili in nessun modo, proprio spariti e mai più recuperabili, ok? Da domani mattina. Dunque, se avvenisse questa cosa, cominciate un attimo a pensare che cosa succederebbe. Nell'immediato nulla, perché nell'immediato la situazione è quella che è. Cioè tutta la gente che è bombata rimane bombata. Ma attenzione, col passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, del tempo, tutti gli effetti dei farmaci che questi bombarolisti falliti hanno su di loro comincerebbero a scemare fino a che praticamente sparire, cioè tutti gli effetti del farmaco lentamente sparirebbero, perché quando non c'è più il ricambio, che si rifanno le punture, che riprendono le pastiglie, spacciatori, scorte, punture, tutto sparirebbe, cioè lentamente ma tutto sparirebbe. Quindi noi avremmo nel giro di un certo lasso di tempo, in questo esperimento immaginario, avremo nel mondo del culturismo, avremo un livellamento mondiale dei fisici, cioè tutti i fisici extra che adesso noi vediamo, sia dei professionisti, agonisti, campioni, quelli famosi, sia dei bambocci che non gareggiano ma che vediamo qui in giro in YouTube, nel web in generale, in tutto il mondo, cioè nelle palestre, i bombati delle palestre, non ci sarebbero più. Vedremo proprio un livellamento fisico generale, un appiattimento generale e non ci sarebbe più nessun fisico dopato. Voi direte, vabbè, e quindi a questo punto accadrebbe una cosa molto molto importante, ragazzi. Finalmente voi, chiunque, anche un ragazzo, un uomo, un veterano, chiunque, capirebbe la realtà delle cose, ovvero che tutti quei fisici che lui riteneva superiori a lui, sia un professionista, campione, dopatero da palestra, non ha importanza, bambocci qui di YouTube bombati, vedrebbe che questa gente in nessun modo, ripeto, in nessun modo era superiore a lui, a voi, a me, a voi stessi. Quindi capireste tante cose. Allora, io non sono io che non ho il potenziale, non sono io che non ho la grande dedizione, non sono io che mi alleno male, non sono io che. No, non siete voi, sono loro che usavano quelle cose. E se veramente sparissero dalla faccia della terra, voi vedrete che siete come loro, se non meglio. In molti casi molto meglio, ma non ci sarebbe più
quell'abisso che vedete adesso fra voi e un campione o fra voi e un bombatone, a dire oh, quelli non ci arriverò mai, perché finalmente voi avrete la vera percezione della realtà e il vostro vero potenziale fisico, capireste che non è diverso da quello degli altri. Questo sarebbe una grande liberazione per l'umanità. Diciamo per l'umanità, dico parlo in generale, ma per il mondo del culturismo, perché quando finalmente questa cosa una persona l'avrebbe capita realmente, come dico sempre, sarà un uomo libero, perché lo diceva anche qualcuno 1000 anni fa, diceva la verità vi renderà liberi, e voi avreste molta più carica motivazionale nell'allenarvi, perché capirete che il vostro potenziale è buono, quantomeno come quello degli altri, non è inferiore. E potete migliorare e sorpassare anche tanta gente che prima magari ritenevate irraggiungibili. Vi pare poco liberare veramente il vostro potenziale e farvi andare avanti con nuove motivazioni, con nuove ambizioni? Ecco, immaginate veramente questa cosa. Perché sarebbe davvero così, sarebbe davvero così. Abbiamo delle prove parziali nella gente che, campione professionista o chiunque smette di prendere, sappiamo che spariscono, ma se sta cosa veramente a livello mondiale sparirebbe, ecco, allora veramente il culturismo sarebbe proprio dedicato a chi davvero vuole migliorare e può farlo con le sue forze, non affidandosi a una puntura, a un farmaco, eccetera, eccetera. Quindi secondo me questo esperimento mentale è molto importante se voi riuscite a calarvi veramente dentro e capire questa cosa, vedreste il mondo con occhi diversi, vedreste la palestra e i bombatoni con occhi diversi. Ok? Quindi vi invito a provare davvero questo esperimento. Imagine. Ovviamente, vi dico un'altra cosa però, per simmetria, una volta che si è capita com'è la realtà, dobbiamo però anche avere delle metafore a cui guardare verso l'alto, perché se non avessimo degli esempi di metafore irraggiungibili, non avremmo nemmeno noi la motivazione. È come se io voglio scalare una montagna, l'ho detto altre volte, non guardo la collinetta, guardo l'Everest, anche se è impossibile, perché l'Everest mi dà la motivazione per scalare. Quindi guardate anche i campioni di culturismo, o se volete Kenny Guerriero, le figure anche mitiche, io spesso mi riferisco a Kenny Guerriero, guardateli anche attualmente, dato che l'esperimento era solo mentale, nella realtà non potrà mai venire questa cosa purtroppo. Usateli veramente come metafore, pure metafore, nel senso di poter migliorare e avvicinarsi a certi livelli che al momento sono irraggiungibili, ma a voi servirà per migliorare. Quindi, se voi riuscite a bilanciare queste due cose, cioè capire com'è la vera realtà, che senza il doping nessuno è campione, ok? E che però le metafore hanno un senso per il vostro miglioramento, voi avete fatto dei grandi passi avanti. Vedete come anche la psicologia, la filosofia del bodybuilding è importantissima. E master e maestro anche nella filosofia del bodybuilding. Quindi io vi ringrazio e vi dico una cosa: non mollate mai e venite con noi. Vi aspetto al top.